Giovanni! Dracarys! Quanti litri di Coca-Cola può bere una persona in un giorno? Si possono bere più di 10 litri di Coca-Cola in un giorno? E quali sono gli effetti collaterali? Guardate il video fino alla fine per vedere come reagisco alla Coca-Cola in tutti i momenti della giornata. E mi raccomando, a 50.000 like porto un altro esperimento. Scrivetemi voi nei commenti quale esperimento volete che io provi. Secondo me 8 litri, troppi. 8 litri di frizzante sono una cifra. No, ripensandoci sono la cifra. Sto provando a leggere su internet cosa succede se bevi tanti litri di Coca-Cola in un giorno. E tanti litri in un giorno non c'è scritto che ti uccidono. Però bere Coca-Cola tutti i giorni fa male in realtà. Anche perché qui c'è un articolo che dice che basta una lattina al giorno di Coca-Cola zero per ammalarsi. E 8 sono 8 litri, però noi proviamo a sconfiggere il record che mi sono prefissato in testa. Quindi, così. E abbiamo fatto. Quanti litri di Coca-Cola riesco a bere in un giorno? Senti una curiosità, secondo te se mi bevo 10 litri di Coca-Cola in un giorno, muoio? No, rotto di brutto secondo me. Rotto di brutto? Ok, perfetto. Nel mentre ho passato circa un'oretta a fare chiamate a tutti i medici che conosco, in più farmi un paio di ricerche su internet, e posso dirvi, non è stato ancora scientificamente provato che l'aspartame presente nella Coca Zero faccia realmente male. Ha un bollino arancione, mi sembra, l'aspartame. Nessuno in realtà ha mai preso abbastanza aspartame per poter avere degli effetti negativi dovuti all'aspartame. Sicuramente 10-12 litri di Coca-Cola non contengono abbastanza aspartame per poter fare male ad un corpo. Questo non significa che non faccia male. Partiamo dal presupposto che non dovete assolutamente farlo a casa. È un esperimento, voglio sapere se sia un corpo può reggere più di 6 litri di roba frizzante nello stomaco, soprattutto quanto la Coca-Cola in realtà fa. È un esperimento, vedrete tutto guardando il video in realtà. Partiamo dal presupposto che io non bevo tanta Coca Zero, in realtà ne bevo pochissima. Semplicemente in questo video vedremo quanti litri di Coca-Cola entrano nel mio corpo, dopo quanto voglio morire e realmente cosa succede al mio corpo, tutto quanto. Contate quanti rutti farò in questo video. Aggiungo una cosa ovvia che va detta. Ci sono stati esperimenti che hanno provato il fatto che si muore prima per i troppi liquidi. Cioè se tu vuoi morire di aspartame bevendo Coca-Cola, morirei prima di liquidi. Cioè hai bevuto 20 litri e sei morto, perché 20 di qualsiasi cosa ti uccidono. Ecco perché oggi cerchiamo di non arrivare a 20 litri e poi ne ho comprate solo 12. Dai che sete. Sedissimo. Mezzanotte. Ufficialmente mercoledì 17 luglio. Ho sete e non ne avrò più durante la giornata. Ecco, stiamo già iniziando con i rutti. Tostissima da bere tutto un litro di fila. Ci mettiamo tantissimo. Sarà lunghissima la giornata. Dai, però già un litro sta andando via, dai. Porco due. Sto refreshing. 2 minuti. Ci ho messo meno di quello che mi aspettassi. Ovviamente recicliamo. Ovviamente. Sono indeciso se bere un altro litro, fermarmi qua. Inizio la seconda. Così da un'attività sono già avvantaggiato. Uno degli effetti collaterali sarà probabilmente la caffeina. Di solito bevo tanti caffè al giorno e la caffeina non mi fa nulla, quindi penso alla caffeina. Non mi va più. Buonanotte. Ci vediamo la mattina. Non penso mi alzerò durante la notte per bere altra Coca-Cola. Potevo sicuramente svegliarmi prima. Cioè. Minchia. Vi metto una foto di ieri sera prima di andare a dormire. Avevo una pancia che non finiva più. Mi chiedo se la mia pipì diventerà marrone oggi. Abbiamo finito i primi 2 litri. Devo allenarmi tanto oggi perché devo sudare, devo togliere i liquidi dal corpo, così da poterli ingerire di più. Intanto io qui sto continuando le mie ricerche e devo dirvi che un'altra cosa che hanno criticato nella Coca Zero ai tempi, all'inizio, quando voi sentivate le prime storie della Coca Zero, il fatto che provocasse il cancro, dovete guardare che vi viene un tumore se bevi troppo Coca Zero, troppo aspartame. In realtà ci furono studi fatti verso i ratti che specificavano che il ratto in particolare metabolizzasse il ciclamato di sodio in particolare, sì, in maniera diversa in confronto all'uomo. Tendeva al cancro, insomma, tendeva a un'operazione cancerogena. Invece per l'uomo non è stata rivelata questa cosa. Infatti dopo successivi esperimenti il consumo quotidiano di un uomo senza nessun tipo di controindicazioni è fino a 11 mg per peso corporeo. E vi assicuro che in un giorno non li prendo. 0,11 mg per peso corporeo
non lo so quanti possono essere. L'unica cosa che mi è stata detta anche da Dario Bressanini, ho scritto a Dario Bressanini, l'unica cosa che mi ha detto che se prendi troppa Coca-Cola normale, prendi troppa caffeina e troppi zuccheri. Se prendi la Coca-Cola zero, prendi troppa caffeina. Però alla fin fine, con l'eccesso di caffeina, cosa vuoi che succeda? Come sapete, io per mantenermi grosso devo mangiare tante proteine. Di solito la mattina shake tra yogurt greco, altre cose. Visto che oggi avevo voglia di uno shaker di proteine casualmente, e lo shaker di proteine viene fatto con acqua dentro uno shaker e delle proteine in polvere. Quindi mi sono detto, perché non farlo con la Coca-Cola casata? Anche perché è l'unica cosa che posso bere. Ma probabilmente esploderà lo shaker. Boh. Le proteine a mia scelta sono cioccolato bianco e lampone, cioccolato normale, pesca e crema, che sono i miei tre gusti preferiti di proteine. A proposito, se vi servono proteine in polvere, integratori, abbigliamento, cibi, proteici, altre cose, vi lascio il link di Bulk Powders qui sotto in descrizione. Vi scrivo anche quali sono le mie proteine preferite, vi lascio qui il link delle mie proteine preferite. Comunque, dai, forse cioccolato bianco e lampone, queste qua si sciolgono meglio. Bello. Ma lo sai che la Coca-Cola la devi sgasare prima, no? Non si sgasa la Coca-Cola. Come no? L'esperimento non riesce. No, esplode casa. Ma esplodiamo tutti. Guarda, è poco casata. Minchia, pensa se davvero fa come le Mentos adesso. Ho paurissima. Minchia, mi sono cagato addosso. È solo schiuma. È solo schiuma. Dai, funziona. Sei sicura? Scherzando ridendo, questo è il terzo litro. Dario Bressanini ha anche detto che dopo un tot litri di qualsiasi cosa, anche acqua, si può finire in ospedale. Quindi noi oggi, per prevenire la nostra morte, cioè la mia, farò tanta attività fisica in modo di sudare tanto. Devo sudare tanto in modo da espellere i liquidi nel... Devo espellere i liquidi. Lasciare. Sudare. Non sono più tanto sicuro di volerlo assaggiare, lo sai. Sincero? A cagare. Proprio schifo. Tutto un sorso. No, che schifo. Aiuto. Oddio, sto vomitando. Una delle esperienze più traumatiche della mia vita. Proteine e Coca-Cola bocciate. Però... sciacquiamo un po' la bocca. Dai un voto a questa esperienza. Traumatica. La pipì non è ancora marrone. Devo finire la Coca-Cola di prima. Comunque stiamo finendo il trasloco della palestra qui sotto. Stavo trasferendo la mia palestra da un garage a un altro più grande. E per sudare di più, per perdere più liquidi, mi sono messo felpa e due magliette. E sta funzionando. Sono le 11:39 di mattina. Mi sono meritato la mia cochina. Che buona. È fortissima così freddo, sai. Dobbiamo toglierla dal frigo. 3 litri finiti. Quanti di voi hanno mai bevuto 3 litri di Coca-Cola? Secondo me qualcuno di voi li ha bevuti 3 litri di Coca-Cola in un giorno. Iniziamo il quarto litro. Sei quasi a metà. Qual è la metà? Devi bere 10 litri, 12. Non è solo frizzante, è proprio forte. Non ho mai ruttato così tanto in vita mia. Saranno un insieme di rutti questo video. Direi che 3 e mezzo, 3 qualcosa. Finisco di smontare la palestra e ricomincio a bere. Mi scappa la pipì. In quante energie non mi mancano. Solo sto marugo pesa 50 kg. Fatto. Ore 12:52, stiamo pranzando. E visto che ho già finito 3 litri, finirò il quarto e il quinto litro adesso a pranzo. Mentre mi gusto questo fantastico pasto di Fit Food. Non lo sapete, io collaboro con Fit Food, che è un brand di pasti pronti, che produce pasti pronti sia per quanto riguarda riso, pollo tacchino, biscotti proteici, altre mille gallette proteiche, tantissime cose. Vi lascio sia il mio codice sconto, sia il link in descrizione per arrivare direttamente al sito di Fit Food. Buon appetito. Quarto litro finito. Iniziamo già il quinto. Il motivo per cui sto ruttando tantissimo è anche perché non voglio far finire il gas nello stomaco, ma voglio buttarlo fuori. Che sennò poi ho paura esca dal culo. Il problema è che ora, oltre alla Coca-Cola, che già nello stomaco ce n'è veramente tanta, c'è anche il cibo. Io tolgo il mio spazio nello stomaco, si sta rimpicciolendo. Potrebbe non entrare più Coca-Cola.
Voglio dire una cosa per sensibilizzare un attimino questo video. Su Instagram ho detto che sto facendo l'esperimento della Coca-Cola. Molti mi hanno detto che ci vorrà mai, io bevo 6 litri, 4 litri, 5 litri al giorno. Io leggendo questa cosa sono un attimo rabbrividito. Cioè c'è gente che non beve acqua, beve solo Coca-Cola. Sapere che dei ragazzi che mi seguono, delle persone giovani, bevono solo Coca-Cola e non l'acqua, mi spaventa tantissimo. È una cosa che mi mette molta ansia. Se posso darvi un consiglio, non fatelo, perché vi assicuro che fa male. A lungo andare potrebbe causare problemi allo stomaco e altri, molti altri problemi. Quindi se potete, soprattutto evitate quella normale, ma evitate anche quella zero. Non voglio fare l'ipocrita, cioè non voglio dirvi non bevete Coca Zero perché fa male. Cioè, una, due, tre, quattro bottiglie a settimana ve le potete bere, però non tutti i giorni bere solo Coca-Cola. Anche perché in una giornata si dovrebbero bere 5-6 litri d'acqua, soprattutto in estate. Non 5-6 litri di Coca-Cola. E ve lo sta dicendo uno che sta bevendo il quinto litro di Coca-Cola. Mi fa male la pancia, non fatelo a casa. Traffico! Mi sto letteralmente pisciando addosso. In realtà è fisicamente pisciando addosso. Sgasa! La situazione è gravissima. Greve, zi. La pipì non era marrone. Avevo portato una Coca-Cola al centro commerciale per berla, ma mi sa che non la berrò. Perché? Non so se è suggestione o altro, ma mentre facevo pipì mi faceva male la pancia, tantissima pipì, quindi mi sto spaventando. Però sono solo 5 litri, è difficile che a 5 litri mi stia facendo male realmente qualcosa. Se così fosse, tutte le volte che bevo acqua a 5 litri nella prima parte della giornata sarei stato male. Quindi secondo me è testa, però vediamo dopo il sesto litro che succede. Ore 15:04. Valerie mi ha fatto puntualmente notare prima, nella clip di prima, che ho detto che mi faceva un po' male la pancia, un po' qui. In realtà è perché ho trattenuto troppo la pipì e quindi è normale che leggermente mi faceva male. Ora mi è passata, infatti mi è passata la paura di bere altra Coca-Cola. Ora ho sete, infatti ne bevo un po'. Minchia, oh. Ho visto un video prima di Matt Stoney che ne beve una intera da 2 litri senza fare rutti. È una cosa impossibile. Ecco perché hai scritto challenge impossibile. È già 100 ml rutti. Stavo per vomitare. Salute Matt. Ho deciso, finirò questa Coca-Cola solo per fare un rutto più grosso di quello di Matt Stoney. Proverò a non ruttare fino alla fine di questa Coca-Cola. Paurissima. Non ho minimamente battuto Matt Stoney. Però erano rotto fortissimo e si sono girati tutti. 6 litri bevuti. Sappiamo dove sono andati. Minchia, è gonfissima. Minchia! Ho la pipì bianchissima! Stai filmando? Certo. Sono le 18:09. Sono passate alcune ore dall'ultima bottiglia di Coca-Cola che ho bevuto, ma giuro, non mi va. E poi devo andarmi ad allenare sotto, devo sudare un pochino, buttare giù un po' di liquidi e poi ricomincerò a bere. Allora non ho un grosso mal di pancia, sono un po' nauseato e il resto va bene. Per quanto possa andare bene aver bevuto 6 litri di Coca-Cola in un giorno. Allenamento finito, sono le 19:33 ed è il momento del settimo litro di Coca-Cola. Ho sudato parecchio durante l'allenamento, cioè non troppo, ma ho sudato. La prima non è cambiato nulla, non ho fastidio allo stomaco, bla bla bla. Riproveremo il rutto del secolo. Se siete sensibili di stomaco, tagliate questa parte. Aspetta, aspetta. No. Giovanni Dracaris. Come ho già detto, l'esperimento non è a farmi male. Devi riuscire a bere tutti tranquillamente i litri di Coca-Cola. Fino adesso non mi sono ancora sforzato troppo. Se bevessi anche questa mi sforzerei troppo. Devo stare calmo di stomaco e berne il più possibile senza uccidermi. Questa casa sta diventando un campo di battaglia di Coca-Cola. Prima di uscire mi porto le mie Coca-Cola perché fuori costano troppo. 20:32. Finiamo il settimo litro di Coca-Cola. Sto migliorando, lo sai? Mettendo avanti con la giornata? Miglioro, divento più capace di bere Coca-Cola. Mi dà meno fastidio buttarla giù. Lascio qui l'ottavo litro e vediamo se trovo qualcosa da mangiare e della Coca-Cola a basso prezzo. Una domanda importante: secondo te bere 10 litri di Coca Zero in un giorno fa male? No. No. Settimana prossima saprai il risultato sul canale. Sono già 7 litri di Coca-Cola. Visto, la gente non ti dice la Coca-Cola fa male. Tanto è zero, non c'ha zuccheri. È per questo che sto facendo questo video. Ok, nachos belli salati e Coca Zero. Così abbiamo un altro bel mezzo litro di Coca-Cola. È diversa quella bottiglia, più troppo.
Un altro da zero. 7 litri e mezzo. Comunque la Coca-Cola alla spina è meno frizzante, dà molto meno fastidio. Ho appena finito 8 litri di Coca-Cola oggi. Lo stomaco è un po' pieno. E sono solo le 9 e 23 minuti. Cochina? Sapete che ore sono? È l'ora della cochina. Ci accingiamo a bere il 9° litro. Devo dire che ogni tanto ho dei dolori di stomaco. Non so se è dovuto al gas o alla Coca-Cola in generale. Però io non sono abituato a bere frizzanti. Di solito bevo solo acqua naturale. Sono abituato a bere 7-8 litri al giorno. Quindi diciamo che non è stato il quantitativo di liquido, ma la tipologia di liquido. Il frizzante probabilmente per adesso. Comincio a non volerne più. Rottino? Rottino? Ma ciao. Minchia, spacco tutto qua. Nuovo test del rutto più potente. Mi sto divertendo con questa cosa. Mantieni. C'è gente. Per caso hai bevuto la Coca-Cola, Giovanni? È solo al 9° litro. Il 9° litro? Già, sembra impazzita come cosa. No, mi chiedo, ma sta ruttando? Un botto, una cifra proprio. Chissà se dormirà questa notte. Non ho assolutamente problemi di caffeina. Finiti 22:48, solo un'oretta alla fine della giornata. Non so se ce la farò a bere 10 litri. Ho preso le lattine da 250 ml perché la bottiglia adesso è da 450. Da quando? Per conto di questo ho speso esattamente quanto ho speso al supermercato per 12 litri. Un linghino? Da 360. Sto iniziando ufficialmente il 10° litro di Coca-Cola. Un po' ho paura. In lattina è più frizzante. Manca solo mezzo litro. Solo fatto vivi 26 volte oggi. Mancano 250 ml. Ultimi 250 ml per fare 10 litri. Oh. 23:52. Esperimento 10 litri finito. Arriviamo a casa e tiriamo le somme. Sono passate le 24 ore e voglio trarre le mie conclusioni dopo aver bevuto 10 litri di Coca-Cola in un giorno. Non è stato realmente difficile come pensassi. Pensavo che bere frizzante come la Coca-Cola avrebbe dato più problemi. In realtà è stato più semplice di quello che mi aspettassi. Non ho mai realmente avuto mal di pancia dovuto al fatto che ero pieno, perché ho bevuto responsabilmente queste Coca-Cola. Non mi sono mai riempito troppo. Mi faceva un pochino male quando facevo pipì, perché quando tu tieni la pipì per troppo tempo ti fa male un pochino la vescica, no? Avete presente? Ecco, a me da un momento all'altro scattava la pipì, cioè come se mi stessi pisciando addosso da un momento all'altro, e quindi mi faceva male per quello, non so perché. Però in realtà adesso non mi fa male, ho fatto pipì tantissime volte, sto bene. Effetti della caffeina? Sì, li ho notati. Sono stato iperattivo per la maggior parte della giornata, non mi sono mai fermato in questa giornata. Utile da un punto di vista, pericoloso da un altro punto di vista. Se lo facessi tutti i giorni con questa dose di caffeina sarebbe più pericoloso. Quindi, traendo le mie conclusioni, posso dirvi che bere 10 litri di Coca-Cola in un giorno, Coca Zero, è fattibile. Ovviamente bere 10 litri di qualsiasi liquido non fa bene. Soprattutto non fa bene berli di Coca-Cola, per via della caffeina, per via dell'aspartame, per via di tutto quello che abbiamo detto all'inizio video. È un esperimento, non si muore sul breve termine. Se lo facessi tutti i giorni, se bevessi Coca-Cola tutti i giorni, sentirei gli effetti negativi. È il motivo per cui voglio sconsigliarvi di bere troppo Coca-Cola. Vi ho detto, leggendo su Instagram, mi avete scritto ma io bevo Coca-Cola tutti i giorni, che ci vuole? E qui un po' mi fa riflettere. Quindi vi dico...
pensate a quello che fate, non esagerate mai con le cose che vi piacciono, così come io non esagero mai col cibo, non esagerate con la Coca-Cola in questo caso. Spero che il mio concetto sia arrivato a tutti. Se volete condividere questo esperimento, perché alla fine è stato un esperimento, il mio primo esperimento, e se volete un altro esperimento, lasciate 50.000 like e condividete il video, mi raccomando. Noi ci vediamo nel prossimo video. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi. Io sono Giovanni Fois, non sono morto, bevete responsabilmente.